Salve a tutti, bentrovati sul mio canale. Oggi con questo video voglio parlarvi del macerato di Ortica. È veramente una porzione magica per le nostre piante, sia contro gli afidi che come concime. Si può usare anche come concime. Comunque vi spiego tutto subito dopo la sigla. Allora, per fare il nostro macerato d'ortica avremo bisogno di 100 ml di acqua, una bacinella e 100 g di foglie d'ortica. Ora, se io, diciamo, ho le mani non super sensibili, quindi se avete dei problemi perché è un po' irritante, potete usare dei guanti. Io non li uso perché a me non mi dà fastidio. Allora, mettiamo i nostri 100 g di ortica, ci mettiamo i 100 ml di acqua e poi dovete procurarvi un paio di sassi, perché per tenere giù le foglie che stanno un po' in superficie, quindi le mettiamo giù in maniera che l'ortica riesce a macerare bene. Una volta fatta questa procedura dobbiamo lasciarla a macerare per 24 ore e avremo un liquido anti-afidi che si può spruzzare sulle foglie, sopra e sotto le foglie, oppure lasciarlo macerare per 15 giorni e successivamente filtrarlo e diluirlo con 2 litri e mezzo di acqua. A quel punto avrete un concime molto buono e nutritivo per le vostre piante. Comunque vi faccio vedere il filtraggio. Ed eccoci qua, sono passate esattamente 24 ore, ora vi faccio vedere. Avremo bisogno di filtrare le nostre foglie. Allora, leviamo i nostri sassi e filtriamo le nostre foglie. Ok. Chiaramente è tutto in proporzione, se ne avremo bisogno di più metteremo 200 ml, magari 200 g di foglie di ortica. Ecco qua, il nostro antiafido è pronto. Vedete, si è colorato di verde marrone, diciamo. Ok, a questo punto lo inseriamo in uno spruzzino. Eccolo qua, e siamo pronti appunto per nebulizzarlo sulle foglie. Questo una volta a settimana li spruzziamo sopra e gli afidi non vengono più, ragazzi. Siamo liberi dei nostri afidi. Ecco qua. Un'altra cosa, per avere appunto il concime, vi ricordo che è la stessa procedura, ma vanno tenute le foglie a macerare per 15 giorni. Una volta macerate, la porzione, che sarà molto più scura di questa perché avrà macerato molto di più, la porzione andrà diluita con 2 litri e mezzo di acqua e va data alle piante in vaso, all'orto, è uguale, comunque sia, è biologico e un ottimo nutriente per le nostre piante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto potete iscrivervi sul mio canale, dove potete trovare altri video ed altre curiosità. Grazie.